Ciao a tutti. Allora, nuova settimana, nuovo segno pagine che noi andremo ad abbinare alla decorazione. All'inizio avevo preparato la stessa immagine da utilizzare anche in un lato del segno pagina, però alla fine dopo avere la stessa immagine non mi piaceva molto, quindi ne ho scelte altre due che sono sempre nella sigla. Le ho portate a misura, più o meno questo qui è leggermente più grande, ma dopo quando le incollo insieme le vado a sistemare. Non ho fatto il fronteretto perché ho usato la carta normale da 80 grammi e se andavo a creare il fronteretro con delle immagini, comunque soprattutto con così tanto scuro, mi si ondulava un po' la carta o comunque mi si sovrastavano i colori, dato che comunque qua se l'ormone è soltanto un'ombra. Quindi ho preferito fare la doppia stampata, la vado dopo a incollare. La ritaglio della giusta misura perché avevo fatto le misure, però questa qua non l'ho proprio ancora rifinita bene bene. E però prima di incollarle le voglio andare a un po' a sistemare di colori perché così mai mi sembrano un po' piatti. Quindi li vado ad aggiungere un po' di colore utilizzando le penne glitter. Ho scelto i colori che mi potevano essere più utili. Ho scelto queste. E sono tranne questa qua blu scura, sono tutte quelle della Lidl. Quindi inizio, gli do un po' di puntiluce alla decorazione e passo passo un po' vi mostro quello che ho fatto. Vi mostro così la differenza, vedete? Io ho fatto il primo pezzo del vestito di Serenity e vedete che differenza che c'è con il colore di base. Perché di per sé comunque tutte le decorazioni che vedete in giallo sono dorate. Quindi vado proprio dove ci deve essere il dorato a dargli il dorato e con il glitter, vedete la luce risalta veramente molto. Dopo comunque andiamo a plastificare, quindi e dopo andremo anche a decorare con dei punch, però proprio voglio dargli questo tipo di riflesso, quindi tipo anche il mazzo di fiori andremo a decorare più o meno con i vari colori. Magari questo rosa qua lo faccio col metallizzato, se no gli cambio il colore, lo faccio sul borgogna, dato che comunque le penne glitter non le ho proprio di tutti i colori. E quindi man mano, vedete, la differenza si nota tantissimo. Ve l'ho mostrata perché comunque gli dà un tocco in più e almeno vi accorgete come era di base la nostra lavorazione. Quindi vado avanti e poi riprendiamo. Ok, io ho ripassato quello che volevo fare con le matite in gel. Vedete, qua prettamente Serenity l'ho lasciato così, ho ripassato leggermente il fondo del vestito, la parte comunque in vita, non in fondo. E ho ripassato più che altro i fiori e un pezzo dello scettro, perché comunque non volevo appesantirlo in maniera esagerata. Vedere i toni, l'effetto, ecco così, perfetto, guarda, così si vede benissimo. Vedete, i fiori li ho ripassati col giallo e il verde e si nota comunque dove c'è la penna glitter. Poi queste qua della Lidl sono eccezionali, vi assicuro che invece queste, che sono le gel color, ve le avevo già dette dell'Osama, non compratele, piuttosto provate quelle dei cinesi, perché le avevo prese all'S lunga, più che altro perché nel set Lidl mi mancava un colore. E poi ho detto, vabbè, sono sempre utili, ma di queste penne qua era un set da 10, il nero l'ho usato pochissimo, più che altro perché mi si era rotto il tappo di questa. Vedete come rimane morbido, mi si è crepato, adesso non si vedrà qua di sopra, non so come ha fatto. E praticamente non funziona quasi più niente, ma perché proprio si è rotto il tappo. Questa non l'ho quasi mai usata, eppure non fa un tratto. Poi comunque a parità di colori, se noi guardiamo, io qua ho fatto una prova, è lo stesso colore, questo è quello dell'Osama e questo è della Lidl e si nota proprio la differenza che quello della Lidl sono molto più marcati come colori. Oltre che comunque costano di meno, sono marcati. Questa dell'Osama non è che le ho pagate tanto, è lo stesso. Però non valgono niente, cioè hanno un tratto molto leggero e la metà di queste penne non scrive quasi niente o non fa comunque un tratto omogeneo, quindi fino a che fai le decorazioni ancora ancora lo puoi utilizzare, però se ci devo scrivere non è il massimo della vita, quindi ve le sconsiglio. Vi faccio vedere Ma questo, i fiori bellissimi. che ho praticamente ripassato i fiori. Non ho fatto la parte bianca perché avrei dovuto farla argentata, quindi ho preferito lasciarla bianca. Ho Così. ripassato il verde, il rosa e i fiorellini azzurri. Ho fatto il nero delle farfalle e siccome che in teoria queste farfalle lasciavano comunque tutta una scia argentata, l'ho tutta puntinata
con la penna glitter gel. E poi su Serenity sono andata semplicemente a ripassare i fiorellini che ha sui dango, quindi sui codini. E ho ripassato la parte dorata del vestito che era ben definita, quindi si prestava a ripassarlo, anche perché dovete contare che la punta di queste penne gel è molto grande, quindi non potevo andare a ripassare oltre. Mi sarebbe piaciuto ripassare anche gli occhi, ma non riuscirei a lasciarli comunque una parte ben sfumata. Quindi ho preferito non esagerare e lasciarli così. Adesso io le incollo insieme. Le ritaglio, poi comunque a questi segnapagina li andremo a mettere in fondo il charm, però nella parte superiore andremo a creare un tab con, adesso non ho ancora scelto esattamente quali, ma queste direi di no. Presumo queste perché si abbinano meglio come colore. Queste qua le avevo preso da Zodio, sono 3D, quindi queste non le andrò a plastificare, ma le incollerò dopo una dietro l'altra, quindi devo prendere due misure pressoché simili, appunto per poterle incollare all'esterno. Logicamente non mi fido a usare solo l'adesivo che c'è già attaccato, ma andrò comunque ad aggiungergli o la colla o comunque il biadesivo, però lo lascio proprio con l'effetto 3D in modo che sia un attimino più carino e questo rimarrà al lato dell'agenda. Ma dopo lo vediamo, intanto incollo questo. Ok, come vedete, questo è l'effetto plastificato e la parte glitterata si nota ancora. Quindi sia di qua che di qua. L'unica cosa che vi avevo detto che volevo usare il punch, e il punch era questo, però mi è venuto in mente quando ormai l'avevo plastificato. Ho provato sulla plastificazione, ma sulla plastificazione semplice riesce, non riusciva a bucarmi due fogli praticamente plastificati, c'era una plastificazione più alla fine 160. Quindi ho lasciato perdere il punch, però non ci sarebbe stato male questo qua col fiocchetto. L'idea era questa qua. Però pazienza. Intanto gli ho attaccato il charm che avevo preparato prima. Vi dico subito che non mi vedrete mai fare i charm perché io e gli anellini non andiamo d'accordo. Ho impiegato di più a fare questo charm che a fare la decorazione dell'agenda e segnapagine insieme. Non vi dico, ho impiegato quasi un'ora perché non riuscivo a infilare gli anellini, cioè sono proprio. Però mi piaceva. Io ho scelto questo fucsia, però avendo comunque avevo tutta la scelta che volevo, vedete. Questi qua erano quelli che avevo fatto vedere nell'ultimo video sulle nappine che ce le ho sia argentate che dorate, che sono bellissime, ma finalmente ho quella fucsia. Il camera non ha Sì, detto niente. sento colore. Io lo odio ormai. Però secondo me ci sta bene, comunque con Sailor Moon ci sta bene. Allora adesso andiamo a Quella è una mettere. scusa perché volevo usarlo e basta, dai. Ok. Ma non è vero, nel mazzetto di fiori c'è il fucsia. Ah, ok, un segno basta per. Ok. Cioè, dite che il fucsia non sta bene, poi scusate, cioè, Sì, dai, l'agenda è il colore abbiamo uguale, è capito. impossibile, ma insomma, sempre lamentele ci sono in questa famiglia. Allora, ho scelto di usare questa perché sono quelle che hanno comunque due misure che sono come forma simili, le altre sul rosa no, poi comunque non ci sarebbero state bene perché alla fine forse di qua sì, però vediamo che le ho messe qua, vedete, non riesco neanche da dire. Ad abbinare, ma forse anche se si riesce. Adesso provo, adesso la apro e provo a vedere se come misura ci sta. Se come misura riesco ad abbinare questa qua rosa, una di questa qua azzurra, da un lato la faccio azzurra e dall'altro, che forse ci starebbe meglio, lascio quella sul rosa e lilla. Adesso vediamo. Facciamo la prova. Allora, prendo questa, che quella intanto che mi piace di più. Vedete? Ha una parte sopra in acetato, ma molto spesso, e una parte in, sì, sarà un 100 grammi. Quindi la vado ad applicare un pezzo. In questo modo. Vediamo se riusciamo a far combaciare questa corona. Sono belli, li avevo trovati in offerta, mi sembra 90 centesimi da Zodio questo inverno. Per fortuna di mio marito Zodio, ce l'abbiamo a 90 km. Sì. Ma devo farmi male, dovrò portarti ancora, dai. Eh sì, è vero, giusto. Lo merito, sono un essere umano così buono e Dopo me ne pento, però intanto. gentile. Vediamo. Si fa misura con bacio, ok. Allora da questo lato mettiamo quella rosa, però io non mi fido
a lasciare solo l'adesivo così, perché comunque sì, se poi lo faccio così e ne facciamo tante, mi ha detto 2 quintali, guardate che sono, è così che si fa. Tappo, dove sei finita? Il tappo era sopra. Quando si rincoglioniti, ragazzi, è così, eh. C'è poco da fare, la perfezione non esiste. Andiamo lo stesso a metterne un pochino, perché essendo che comunque c'è anche la plastificazione di mezzo, io non mi fido a lasciare soltanto l'adesivo normale. Quindi preferisco andare con la colla, la metto un po' anche qua dove combaciano. Penso che non succeda niente. Se succede qualcosa, ve lo dico. Okay, vediamo. Non è la prima volta che uso questa colla, quindi non so neanche che effetto ha. Ok, adesso cerchiamo di far combaciare la parte bianca. Abbastanza combaciata. Mi sto anche incollando via. Ok, adesso la lascio asciugare, faccio in modo che non si attacchino la parte in plastica e dopo riprendiamo il video. Ok, come vedete, questo è l'effetto del segnapagina in agenda. Adesso, logicamente, io ho tanti inserti, li devo togliere, catalogare un po' e togliere. Però vedete, la farfalla comunque esce fuori abbastanza. Ve la mostro così perché se la chiudo troppo mi vedete quello delle Gorgeous, vedete? Si vedono quindi le ali, quindi si riesce tranquillamente a selezionare da sopra la parte che comunque ci interessa. E dopo sotto ha il suo charm che ho fatto con la nappina fucsia, l'ancora, perché comunque Sailor Moon, e ho messo il cuoricino. Ho lasciato la catenella un attimino più lunga, l'ho lasciata centrale. Ve lo devo mostrare così per forza perché vedete sono esagerata. Prima o poi qualcosa lo toglierò, però lo trovo molto carino. A me mi piace che avanza giù tanto così, a me non mi dà nessun problema. Anche perché più di tanto comunque non le porto indietro. E poi è comodo, adesso lasciando stare che io ne ho tanti, ma voi aprite e arrivate alla pagina giusta. Logicamente io ve l'ho messa in una posizione centrale perché sennò divento matta a togliere tutti i fogli dall'agenda per mostrarveli. Quindi questa è la pagina davanti dove le abbiamo abbinato questa qua sull'azzurro e il verde che comunque si abbina alla perfezione, e questa è la parte dietro dove le ho abbinato questa che è il tono del viola e del rosa che ci sta molto meglio. Non sono proprio della stessa misura, però non dà fastidio perché comunque la farfalla alla base bianca male non sta. Io la trovo molto carina e come al solito come misure queste possono essere anche utilizzate volendo come divisori, quindi se uno gli piace basta che metta comunque la scritta della sezione o faccia comunque il tab al posto della farfalla, metta un tab con la scritta della sezione e la misura comunque è quella di un divisorio, quindi si può decidere anche di utilizzarli. Io alcuni infatti quando finisce la settimana li vado a utilizzare come divisori per altre sezioni, come ad esempio questo qua della Gorgeous. Adesso è qui, ma perché sto cercando di organizzare un po' le cose, però di per sé mi va a dividere la parte comunque annuale, quindi mi va la parte del calendario ed è molto facile da trovare perché la letta me lo permette. E io li trovo molto comodi perché comunque li posso riutilizzare e mi piace abbinarli alla settimana. Sicuramente ci saranno altre decorazioni a tema di Sailor Moon più avanti, perché adesso sto aspettando di riuscire a trovare le varie immagini tratte dalla serie, perché ci sono delle immagini molto belle, o se no mi faccio gli screenshot io direttamente dall'anime, adesso vedo quando ho un attimino di più tempo, però questo mi piace il risultato, spero che piaccia anche a voi, fatemi sapere. Ciao a tutte e alla prossima! Alla prossima!